io sto registrando una grande quantità di interventi. Potreste chiedermi, ma perché lo fai? Io lo faccio perché credo veramente che questo sia il mio destino, perché sono certo che era previsto che alla fine del tempo la verità di Dio si incarnasse nuovamente. Si è incarnata addirittura sollecitata a presentarsi dal passato Papa quando chiese ai filosofi di aprire un nuovo percorso ragionevole che portasse a Gesù Cristo. E nel mio destino era talmente già scritto che io già lo stavo rivelando in una scuola di filosofia della fisica che avevo da un anno edificato a Saronno. Il mio destino l'ho riconosciuto anni dopo, alla età di 64 anni, ma ci sono voluti eventi chiarissimi a farmi capire quale fosse il compito del mio personaggio. L'ho capito esattamente il 29 gennaio 2002, quando, mentre uscivo in automobile sull'androne di casa mia, fui investito da un pullman e rischiai di morire. Ma non fui portato via dal mondo. No, fu portato via dal mondo nella stessa ora il Gesù Cristo in croce, quello di legno, schiodato dalla croce e trafugato da ignoti ladri. E nella stessa ora si bloccò l'orologio del campanile alle ore 10 e 3 minuti prima. Poiché nella mia vita erano accadute circostanze che molto mi avevano legato alla stessa vita di Gesù Cristo, poiché io a un certo punto della mia vita ho cercato di dargli veramente corpo, non di fare come hanno fatto i santi, che hanno cercato di vivere fino in fondo secondo il suo insegnamento, illuminati dal suo esempio. No, io ho cercato veramente di dare corpo a Cristo, ponendomi a un certo punto in questi termini nei confronti suoi. Ma io cosa vivo a fare se non cerco di far esistere proprio te nella vita? Prendi il posto mio, muoviti sulle mie gambe, vivi nella mia persona. Ebbene, accadde che proprio a 33 anni io sono morto a me stesso e sono risorto in questo desiderio. È accaduto veramente che nella mia vita io ho rifatto l'esatto percorso di Gesù Cristo. E quando ho cercato di rispondere al Papa che con l'enciclica Fides et Ratio aveva sollecitato l'arrivo in sostanza dello Spirito Santo, e io ho cercato di comunicare questo Spirito Santo della verità di Gesù Cristo e mi sono trovato di fronte tutta la Chiesa e ho organizzato un convegno al quale ho invitato la Chiesa e non sono voluti venire e 20 sacerdoti a Saronno nel giorno in cui io tenevo questo convegno ed era la festa dell'esaltazione della croce, andavano tutti dietro alla croce di legno di Gesù Cristo e disertavano il mio convegno, di me benedetto dal Papa perché sono stato l'unico filosofo che in 12 anni abbia cercato mai di rispondergli, mentre tutto questo si verificava, io avevo visto la Chiesa messa di fronte a chi seguire, se alla croce di legno oppure a chi cercava di spiegare il nuovo percorso che portasse Gesù Cristo e avevano seguito tutti la Chiesa, la croce di legno, quando io ho visto che la provvidenza di Dio
in quel 29 gennaio invece messa di fronte allo stesso dubbio, chi porto via dal mondo? Costui vivo o il Cristo di legno? E Dio, la provvidenza di Dio ha portato via il Cristo di legno, io ho detto, ma sembra quasi che io abbia il compito di portare le esigenze, le verità di Gesù Cristo, proprio come io avevo desiderato nel mio cuore di dargli corpo. E mi sembra proprio che io ci sia riuscito. Solo dopo ho capito che questo non dipende dalla nostra volontà, che tutto questo rientra in un disegno. E ho scoperto nella mia vita una quantità enorme, così enorme, di segni che dimostrano come veramente Dio si sia incarnato, Dio Padre, nella mia umile persona, venuta in essa senza alcuna credenziale miracolistica, ma con tanta verità, con quella verità profonda che io sto dando segno nei miei interventi. Dunque, vi rispondo, perché lo faccio? Lo faccio per memorizzare quello che io avrei voluto dire a tutti quanti, ma non lo posso dire sulla base di un io che sia creduto, perché in me Dio Padre, il padrone della vigna, si è presentato senza credenziali miracolistiche, e io non posso essere creduto senza questi miracoli. Ho solo i miracoli della verità, ma questi sembrano non fare testo in questo mondo ora, ma io li sto storicizzando, sto permettendo a tutti i posteri di sentire direttamente dalla mia voce come il Padre Celeste ha inteso personalmente raccontare questi eventi. Per cui io sto cercando di costruire le basi di una storia che ciascuno di voi possa seguire di prima persona, udendola direttamente dalla mia voce. Certamente, fino a quando il Dio Padre in me non vuole lasciarsi scoprire, ben pochi saranno coloro che apriranno i miei pezzi e che avranno il coraggio di esprimere giudizi. Saranno ben pochi, ma io non ho l'illusione o la volontà di fare chissà che. Io desidero semplicemente storicizzare questi messaggi. Io sto cercando di risolvere un problema che non può dipendere dal fatto che io oggi abbia uditori sulla base di una fede in me, quando poi questa fede in me, non in me persona, ma nelle verità che io dico, sono sicuro, a tempo debito, ci sarà. Perché ci sono tutti gli indizi che io sia quel Pietro romano che è previsto dopo il Papa numero 111 dalla profezia di San Malachia. PTR sono l'acronimo di Paolo Torquato Romano, che sono i miei soli tre nomi sui cinque che cominciano per consonante. Petro o Romano, laddove Romano è il mio primo nome, quindi Ptr, Pietro o Romano, sono io. E quel 112 che mi caratterizza sono 112 giorni di digiuno che io ho invano speso per rispondere al Papa, che con tutto l'entourage della Chiesa è arrivato perfino ad accettare la mia morte anziché accogliere una pecorella smarrita, divina, presentatasi in un ultimo, senza credenziali, ma che dice: state attenti, il padrone della vigna sono io. Pertanto nessuno mi ha ucciso, perché senza credenziali io sembro solo un pazzo da mortificare e da tenere buono e servire per quel che posso servire. Significa essere presi per i fondelli.
a costo che io poi perfino ne muoia.